Noi di Fabridea abbiamo rivoluzionato il concetto di porta blindata, trasformandole in luminose ed eleganti opere d'arte. Le nostre porte proiettano la luce esterna all'interno degli ambienti, senza togliere nessun grado di sicurezza. Vieni a dare un'occhiata e vedrai. Fabridea, una porta ti può cambiare la casa e anche la vita. Lavuliti mazzagnati, Mastro Paolo zighizzaghi. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizza. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizza. Lui chiamavano zighizzaghi, alla scuola nenti sapi. Scarabocchia zighizzaghi e lezioni non de faci. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizza. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizza. Mastro Paolo è innamorato di la figlia di un brigadiere. Da dritta ci misi li braghi, l'un castrao a zighizzag. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizzag. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizzag. Quanto un dare ti canuscio, tutto sanno e niente fanno. Su stati andalli tirati, zighizzaghi su chiamati. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizzag. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizzag. Mastro Paolo era vizioso e puliva lume le colate. Lo pigliarono da faccia le lami, lo puzzaro a zighizzag. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizzag. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizzag. Mastro Paolo è costurere, mentre fila l'unitario. Con la ucchia da rimani, dava punto a zighizzag. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizzag. Ah ah ah, Mastro Paolo zizza. Mastro Paolo iva ragazzi e suonava ante musicanti. Ca divisa colori di cachi iva suonando a zighizzaghi. Ah ah ah, Mastro Paolo zizza. Ah ah ah, Mastro Paolo zizza. Quando andava di canuscio tutto sanno e niente fanno. Su sa pianta lì tirati zighizzaghi su chiamati. Ah ah ah, Mastro Paolo zizza. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizza. Ah ah ah, Mastro Paolo zighizza.
Tavola vecchia, tavola nuova, casa muccia e casa si trova, casa si trova una bella cosa, casa si muccia e non si trova, casa si trova una bella cosa, casa si muccia e non si trova. Eia! Assottate il coppezzolo dalla casa di me nonno, con la risa e con lo scherzo si ucava lo mucciareddu, con la risa e con lo scherzo si ucava lo mucciareddu. Tocca a me e tocca a tia, tocca a lui figlioleddu, ora mucce ora trova, tavola vecchia e tavola nuova, ora mucce ora la trova, tavola vecchia e tavola nuova. E noi occhi di una vota, senza fila né bottoni, basta dire la passione, ti spassavi ore e ore, basta dire la passione, ti spassavi ore e ore. Tavola vecchia, tavola nuova, casi buccia e casi trova, e vivizza e vitruai a tutti quanti oliverai. Come avete saputo di questa località? Stiamo a Scalea. Ah. Il nostro capogruppo ci ha detto di andare, ci ha detto di venire qui a Diamante. Siete a Parte dei Principi per caso? No, no. No. Siete no, a Parte dei Principi? No, no. Siamo a Forte, no. A Scalea. Okay. Avete scelto Diamante o Scalea, poi venite qui a Diamante. Noi siamo venuti a Scalea festa... grazie all'associazione che ci ha detto di andare a Scalea. Poi quando siamo arrivati a Scalea ci hanno detto che c'è la festa del peperoncino a Diamante e siamo venuti. Lei lo immediatamente mangia il peperoncino? E io lo mangio, però ho bisogno di tanta pomata, poi guardi. Bisogna stare un po' attenti. Con moderazione. Sì, ecco, con moderazione, effettivamente. Così. E come avete visto Scalea, la Calabria, cosa vi piace? Guardi, della noi a Calabria conosciamo la parte dello Ionio. Siamo stati a siamo stati a Cosenza, a Catanzaro, poi siamo venuti verso quel paese, non mi ricordo mai il nome del castello, dove c'è il castello. Roseto Capospolico. E poi siamo stati a Tropea, Tropea bellissima. È un po' antica come città, però è bellissima. Anche Scalea non l'abbiamo vista bene perché dovevamo salire tante scale, sinceramente non ci andava di salire tante scale perché abbiamo visto solo il lungomare di Scalea. Ecco, cosa però cambierebbe di questa Calabria? Niente, io non cambierei niente, io cambierei solo chi ci governa. No, ci governa e basta. Ma... i calabresi è brava gente, la gente del sud è tutta brava gente. Senta, lei l'ha bevuto questo amaro qua, amaro caffo, ecco. Ma scusi, amaro ma perché mi fa questo nome? Perché no, dico, qualcosa? No, perché l'ho visto prima. Perché ho disposto. No, dico, perché l'ho visto prima, fermo qui a guardare allora, la bottiglia. L'amaro del capo non manca mai a casa mia, non manca soprattutto mai. Quello ghiacciato. L'ho portato da Bari. Per dico, ma questo è il peperoncino, l'ho assaggiato. L'ho assaggiato, è buono, è tutto buono. Tutto quello che mangiamo in Calabria, tutto quello che mangiamo in sud, al sud, è tutto quindi buono. Quindi stasera però dovete mangiare a base di peperoncino, se siete qui a Diamante. No, guardi, noi mangiamo noi siamo in un villaggio dove mangiamo alle 7.30, 19.30 dobbiamo andare via di qua. Mi hanno detto che la festa inizia alle 8, è vero? Sì, tra poco. Sì. Alle 20. E noi non ci troviamo allora. Non ci siete. Oilì, oilà, non è peccato. Se mi conveni, passa al lumare per via cercare. Passa al lumare per via cercare. Venimi a cercare per mare e per terra. Lui la gente non passano mai. Lui la gente non passano mai. Sogno partito un tala notte scura. Non è d'udor un tammari e tai. Poi mala sorti deserto di vento. Talume cori paura e tormento. Talume cori paura e tormento. Vai a trovare una terra lontana. Mantalu cori mi porta a voi. A voi chi siete, a luci chi sti oggi. Che notte e giorno vidina a voi. Che notte e giorno vidina a voi. Passa al lumare per via cercare, venimi a cercare
agenti non passano mai, 2000 agenti non passano mai. C'è Caulonia, terra del sud e di lira chi suona, una tarantella a Piazza Mesi, un santulario lu palestinesi, un santulario lu palestinesi, culli iracheni e nigeriani, allo spiruni di stringimu le mani, resci lu suli ancora ballamu, una tarantella e non distancamu. Una tarantella e non ti stancamo. Oi lì, oi là, se mi va bene, passa al mare e venimi a cercare. Passa al mare e venimi a cercare. Venimi a cercare per mare e per terra. 2000 agenti non passano mai. 2000 agenti non passano mai. Oi lì, oi là, se mi va bene. Passa al mare per via cercari, passa al mare per via cercari, venimi a cercari per mare per terra. Allora, come sta andando questo festival, anche se sta iniziando proprio adesso, ecco, il festival? È grandissimo, sta andando alla grande, siamo arrivati alla 32esima edizione e penso che non si fermerà mai. Ecco, si parte, questo festival del peperoncino si aspetta, ecco. Ecco, nato tanti anni fa, ecco. Sì, grazie al presidente Enzo Monaco che 32 anni fa ha iniziato questa lunga storia e che non finirà mai. Ecco, questa si allunga la stagione per voi? Ecco. Certamente, siamo arrivati che la stagione finiva, diciamo, a fine agosto, adesso invece siamo arrivati che termina oltre il 15. Oltre il 15 di settembre, sì. E sembra che ancora c'è gente che gira qui da... Sì, c'è un sacco di gente, sì, ma almeno penso che in questi 5 giorni un 100.000 presenze ci sono. Ci sono? Sì. Perché il peperoncino di diamante è così buono? Dicono che è così buono. Che ha di speciale questo peperoncino? Il peperoncino di diamante è buono... Anche perché lei lo vende, ecco. Sì, sì, esclusivamente perché è buono, è molto saporito e ti dà energia... sia nella vita che nella vita privata, per quanto ne vogliono dire tutti quanti. Quindi è buono per tutto. È buono per tutto, sì, veramente, è una grande festa e il merito va tutto a Enzo Monaco, perché è grazie a lui che oggi abbiamo questi numeri. Passa al mare e venimi a cercare, venimi a cercare per mare e per terra. 2000 agenti non passano mai, 2000 agenti non passano mai. 2000 agenti non passano mai, 2000 agenti non passano mai. Il peperoncino calabrese, ecco, oggi diamante, si inizia la festa del peperoncino. Ecco, tanti prodotti del territorio vediamo qui nella bancarella. Abbiamo i legumi, i peperoncini, aglio, la camomilla naturale che nessuno conosce perché pensano che la vera essenza della camomilla è nei fiori, in realtà è proprio nello stelo. Abbiamo le farine, immaginate il nostro mulino, il grano, l'origano, insomma i tutti i prodotti del territorio, sì, ecco, l'aglio anche questo qua, che tipo di aglio? Aglio, parlate con lui. Ah, vabbè, vabbè. Buonasera, è un aglio antico del Pollino, che noi siamo custodi di semi antiche dei nostri nonni, originari di Viggianello siamo, quindi siamo creoli, calabro-lucani. E facciamo parte del biodistretto dell'Alto Tirreno Cosentino, rappresentiamo il biodistretto dell'Alto Tirreno Cosentino. L'origano del territorio? Sì, del Pollino, sulle montagne di Santa Domenica. Sì, sentitelo. Monte Giavola.
antico. Beh, cioè, ottimo, ottimo selvatico. I peperoncini, l'olio, sì. Insomma, il mais nero. Il mais nero spinoso. Quello là. Il mais dei brianti, quello là. Potete fare le foto. Questi sì, ceci neri che sta inquadrando. Ceci antichi, cioè sono semi antichi che praticamente cerchiamo di parlare e la biodiversità e anche la salute delle persone con cibi naturali. Sta per iniziare il festival, ancora sì, è presto, però gli altri anni eravate anche qui? Sì, altre sì, edizioni sì, altre edizioni, non tutte le non edizioni, tutte, ma edizioni fa sì, è una cosa molto bella che serve per valorizzare il nostro territorio, le eccellenze del territorio, dal peperoncino all'olio, le farine, tutti i prodotti del territorio. Ci proviamo. Grazie. Questi volete vedere, sono figli selezionati. Cioè, ecco, alla festa del peperoncino, da dove arrivate signora? Da dove arrivate? Noi di Acquappesa. Ah, quindi siamo qua vicino? Sì, siamo qua vicino. Primo anno venite sempre? No, mo ci manchiamo da un paio d'anni da qua comunque. Ha girato un po' per gli stand? Sì, sono arrivato fino a metà però, perché poi la stanchezza si sente. Mo scendiamo giù, mangiamo qualcosa e poi andiamo a casa. Sempre a base di peperoncino naturalmente, vero? Sì, ma io lo faccio il peperoncino a casa, io coltivo tutto. Faccio le creme di peperoncino, piccante, peperoncino secco, faccio ma un po' di tutto. Ma non è il peperoncino di diamante però? Vabbè, mi è forte, l'abanero come qua è da me. Non è che mo l'abanero di diamante è meglio di quello di Acquappesa. È uguale. Di nuovo buonasera. Siete turisti o siete venuti qua per il peperoncino? Un po' di peperoncino. Dico, da dove arriva lei? Dall'Inghilterra. Primo anno che ci viene qua di là? La prima volta che arrivo, mi sembra che è una cosa fantastica. Anche di essere calabrese. L'assaggiate il peperoncino lei? Sì, certo. Ma lo mangia spesso anche lì? Sì, sì, sì. Sì, piace moltissimo, mi piace la roba piccante. Ah, lei è calabrese? È calabrese, sì. E dove abita? Via? A Francavilla in Citola. Ah. Viene ogni anno qua in Calabria? Sì, vengo ogni anno perché è la mia terra. Dopodiché, adesso sabato prossimo devo partire e andare via. Mi dispiace molto, però la terra, la casa mi aspetta. Questo grande patrimonio, noi abbiamo un ton casciuni, perché ha storia tradizioni, fanna vita e sti riuni, perché ha storia tradizioni, fanna vita e sti riuni. Hey! Go! Ecco, girando anche nel peperoncino di diamante, troviamo anche il bergamotto di Reggio Calabria. Sì, siamo stati invitati per portare il bergamotto e farlo anche conoscere sulla zona, per poterlo pubblicizzare sempre di più e descrivere se possibile principalmente le proprietà curative su alcuni prodotti che possono avere quando vengono, diciamo, assunte. L'azienda si trova dove? L'azienda si trova a Motta San Giovanni, nella provincia di Reggio Calabria, e c'è anche il. Però noi produciamo principalmente questi succhi al bergamotto, la marmellata al bergamotto, poi abbiamo qualcosa sulla cosmetica, le saponette, c'è l'acqua di Colonia e le caramelle al bergamotto. Ecco, lei diceva, siamo qui per far conoscere sì, il bergamotto. Sì, per far conoscere sempre di più. Ma il bergamotto resta solo Reggio Calabria? Diciamo che per il 90%... In questa provincia ancora non conoscono il bergamotto? No, lo conoscono però, naturalmente, essendo che per il 90% viene coltivato nella provincia di Reggio Calabria. Ultimamente, negli ultimi 15 anni, c'è stata più pubblicità sotto l'aspetto, perché è entrato nel campo dell'alimentazione, mentre prima veniva usata esclusivamente l'essenza per i profumi, no? Quindi essendo entrato nel campo dell'alimentazione, naturalmente per farlo conoscere a tutto il mondo ci vuole parecchio, insomma, quindi far conoscere tutte le parti, diciamo, che possono comporre il prodotto alimentare del bergamotto e farlo conoscere in questo senso.
Quindi abbiniamo il cedro e il bergamotto qui insieme. Vabbè, sono sempre due prodotti esclusivi, calabresi. Diciamo principalmente calabresi, che ci, beh, ci fanno sulla via dei cedri. Esatto, esatto, e ci fanno conoscere in tutto il mondo sotto questo aspetto. Qualcuno già ha comprato qualcosa? Sì, l'assaggiato? Sì. Hanno già visto il bergamotto di Reggio Calabria, hanno già iniziato a domandare. Ma a me, per me, voglio dire, già è una soddisfazione poter spiegare quali sono le proprietà, perché come vi ho detto prima è molto importante esprimere su alcuni prodotti, specialmente sul succo di bergamotto, che anche guardando ci sono degli studi dell'Università Mediterranea che stanno facendo, che praticamente molto combatterebbe il colesterolo, no? Il succo puro, senza nessuna aggiunta di altre sostanze, quindi anche sotto l'aspetto curativo. Cioè, per me è un piacere essere qua, poter spiegare anche questo, ecco, anche se non sono un medico, non sono. Fate parte del consorzio? Del consorzio, il nostro è un consorzio, diciamo così, non del bergamotto, è un consorzio che abbiamo fatto, delle piccole aziende che abbiamo creato per poter produrre insieme tutti questi prodotti qua. Mi porta a voi che siete a luci che sti oggi, che notte giorno vidi a voi. Che notte giorno vidi a voi. Oi lì, oi là, se mi vuol bene, passa al mare per via. Non è di mia diamante il peperoncino, però è calabrese. Ecco, da dove arriviamo? Da Mantea siamo noi. Sì. Giochiamo un po', siamo vicini, ecco, anche tra Diamante e Mantea, anche sono 50 km. Sì, siamo vicini anche all'insegna del peperoncino. Ma tu hai un'azienda proprio specifica del peperoncino? Sì, siamo specializzati sul peperoncino e la cipolla rossa di Tropea. Lo stabilimento si trova a Campo San Giovanni, nelle vicinanze lì c'è tanta produzione di cipolla rossa. E quindi hai unito la cipolla al peperoncino? Anche, abbiamo anche dei prodotti con cipolla e peperoncino. Ecco, che peperoncino abbiamo usato qui? Prevalentemente utilizziamo Diavolicchio Diamante, è un peperoncino che viene coltivato da Tortora Nocera Terinese e da un anno abbiamo costituito il consorzio Diavolicchio Diamante e stiamo preparando le carte per avere una DOP. Quindi il peperoncino da questo territorio non viene importato? No, è un peperoncino calabrese, viene coltivato in questi 125 km di costa, sia fresco che trasformato. Montagne di Catanzaro, sulla presina. Assaggiamo. È gradita questa anduia? Prego, io dico, è gradita l'anduia. L'anduia sì, è graditissima, questa è quella che facciamo noi, Salumificio San Giacomo di Cicala. Il catanzarese quindi? Sempre sì, il catanzarese, tutto stagionato e affumicato al naturale. Non avete porcherie, glutine, lattosio, nitrati, nitriti. Quindi al naturale? Tutto al naturale, anche la affumicatura con fagi. Dico, e che peperoncino abbiamo utilizzato? Peperoncino utilizziamo il nostro, il calabrese. Ce lo fanno in un paesino nella provincia di Catanzaro. Il peperoncino usiamo il diavoletto. Il diavoletto calabrese. Sempre roba nostra, tutto a chilometro zero. Sei gradito un assaggio, signori? Signora Bella, dolce o piccante? No, grazie. Come lo mettete qua? Senza impegno. Se può sapere come è fatta vita, dico, la fici come una giornata. All'alba ne esci su lo muscio muscio, tamattina cresci e longo passo. Trotta che trotta dopo colazioni, a mezziorno galoppando veni. Ave la forza come non riuni, passa gli spini e tu non sente peni. Piglia pendenza e non t'accorgi, ogni mattina te calano lagni, dopo merenda te torci e t'astiri, non morbo hai, e nauso te compari. Te dole la cuditta e pure l'anca, rotto te senti e un braccio non ranca, bucca o l'usuri e vene pure la sera, l'oggio sta finendo in talomera, aspetta lo momento per m'arriva, chi da piglia paro pare e non perdona, non fare l'egoisto prepotente, casimo de passaggio. E non siamo unenti.
questa è una pura verità. Io l'ho creata, sai come? Come una giornata, così è la vita. Stasera è andata come è andata, dice lei, quindi domani sera poco, stasera è la prima serata, capito? Domani sera poi cioè, abbiamo più assortimento e più armato per bene. Assortimento di peperoncini? Di peperoncino è fatto in altro modo. E che peperoncino abbiamo qua? Questo qua di diamante? Questo, di... No, questo è tutto dalle zone mie, zone di Rossano Calabro. Ah, di Rossano. Questo lungo qual è? Questo qua? Quello lungo, questo qua. Questo qua è lo stesso, è il cayenne originale questo. Il cayenne originale. Ma invece quello là che vendono qua è quello che viene dalla Cina, quello più corto. Questo, questo è proprio il fiore dei cayenne. Questo è il diavolicchio. Il diavolicchio. Poi abbiamo il simbolo del peperoncino di diamante. Che sarebbe quello là. E poi... E quel mano a mano escono tutti i colori, ma a caso ce ne hanno altre 5 o 6 qualità, capito? Quindi domani noi torneremo perché la bancarella sarà più grande. Ma non giusto è meglio. E come mai questa sera non siete? Perché non hai avuto, c'ho l'abbo piccolino, ora devo portare. Poi dopo quando passano mi fanno una multa, capito? Non ci posso lasciare qua. Se no io l'avevo chiesto anche per mettere il tre ruote qua. Ha detto no, perché se metti il tre ruote è bello, con la luce, con la... però. Non lo vogliono fare, capite? No. Noi accontentiamo quello che dicono loro. Hanno sanzioni. Quindi, a marmellate che abbiamo? Sott'olio o marmellate? Sott'olio e miele. Al peperoncino. Al peperoncino. Il peperoncino l'abbiamo messo, sì. Tra... Certo, c'è il peperoncino. Abbiamo proprio peperoncino. Come sta andando, signora? Noi abbiamo appena iniziato, quindi non possiamo ancora dire nulla. Abbiamo messo giù un paio d'ore fa, quindi non possiamo dire ancora nulla noi. Speriamo che vada bene. Perla d'argento e occhi di mari, di la Calabria tu sì la regina, la notte in talo sonno mi compari, contento mi risveglio ogni mattina guardando eu le stelle sta nottata. Li più lucenti vivo riaccontare, tu sì come una rosa profumata, e giù ti guardo e giù bella mi pari. Quando frutta in vista levara, tanti bellezze in la vista figliola. Quando frutta in vista levara, tanti bellezze in la vista figliola. La guardava che rica me puse sul canaro puro di luce. La guardava che rica me puse sul canaro puro di luce. Sul canaro puro di luce, la bella mia rica me puse. Sul canaro puro di luce, la bella mia rica me puse. Innamorato di una bella figliola, bella contraria di la scalinata, quando ti guardo lusso l'illustuta, lui orno notti faci diventare, guardando è un istinto. Signora, qua c'è la Calabria proprio, dalla cipolla al peperoncino, all'aglio, ai fichi, ai pomodori secchi, ecco, abbiamo un po' di tutto, un assortimento. Vero, vero. Tutti prodotti al territorio. Sì. Vedo qua è diamante. Diamante, sì. Diamante dintorni.
li coltivate voi o no li comprate? Li compriamo, ecco. Sì, li compriamo e ogni... di farli, di infilarli, sì, è arte nostra. Ah, perché li fate uno per uno, giusto? Sì, con sì, l'ago? Sì, con l'ago, sì. Sì, come una volta. Quanto ci si mette a fare una corda di lebrangine? Vabbè, cioè dipende da quanto uno è svelto, un 3 minuti, 4 minuti, ma meno si fa veloce, poi dipende dalla lunghezza che... Naturalmente questi poi vanno lasciati? Vanno, allora appesi e si seccano normalmente, tradizionalmente in cucina, e poi si fa l'olio si può fare anche così, anche verde, non... Ecco, così uno li prende, li tagliuzza, ci mette un pochino di sale, fa stare una giornata al sole, e poi li mette sotto olio, con le spezie. E durano per 6 mesi? No, 6 mesi, 7 mesi, un anno, perché dopo fatto questo procedimento non succede niente, si mantengono, bisogna solo aggiungere l'olio. Perché c'è il sale, quindi il sale sì, è un conservante. Conservante, quindi. Bene, grazie signora. A voi. Li più lucenti li vorrei contare, tu sei come una rosa profumata, e giù ti guardo e giù bella mi pari. Da vista allevara, tanti bellezzi in da vista migliora. Quando fronte da vista allevara, tanti bellezzi in da vista migliora. La guardava che rica me busi su canar puro di luce. La guardava che rica me busi su canar puro di luce. Su canar puro di luce, la bella mia rica me busi. Su canar puro di luce, la bella mia rica me busi. Da vista allevara, tanti bellezzi in da vista figliola. Quando fronte da vista allevara, tanti bellezzi in da vista figliola. La guardava che rica me fusi su canaro. Ecco, questo è un formaggio al peperoncino? Questo è un pecorino, esatto, con un po' di piccante, ma il rosso che vediamo è un peperone che nasce e cresce nel Pollino Lucano, ma anche nostro calabro, che è il peperone crusco. Conoscete il peperone crusco? Conosciamo. Perfetto. Finocchietto e origano anche. Particolarità del nostro herbal, questo si chiama herbal, e che si mangia dalla buccia verso l'interno e che è una ricetta registrata, quindi lo produce solo Andrea, solo la Zigrino Formaggi. Che latte usiamo? Che latte usiamo? Come? Che latte c'è? Questo è un pecorino con latte biologico solo di montagna, fatto in a 1100 metri di altezza, appunto in montagna. Sì. Quindi è un formaggio vostro questo? Del Pollino, cioè non solo di tutta la Calabria, ma di una determinata zona della Calabria, che è l'estremo nord. E poi abbiamo il rigatino calabro, che sarebbe un misto pecora mucca. E un buon calabrese non può portare la sua attrezzatura dietro, ovvero la salsiccia, sia dolce che piccante. E poi la ricotta anche? Questo qua, diciamo, è il contorno. Ricottina da grattugiare sulla pasta, sempre solo di pecora. Mentre... E poi abbiamo questo bambino qua. Cacio cavallo viene chiamato occhiato per via di questi fori interni, ed è fatto con latte di mucca, sempre biologico di montagna, cagliato con caglio di capretto, che va a dare quel retrogusto finale piccantino, leggero, molto piacevole. Non resta altro che dire ai nostri telespettatori, venite a comprare. Venite ad assaggiare i nostri prodotti. Allora, io devo fare una... devo provare un super ordine. Va bene. Arrivò la notizia stamattina che Ciccio sa fuggiu con Rosina, e Ciccio sa fuggiu con Rosina. Fici l'amore con tutta la chiana, puro con mia fina stamattina, puro con mia fina stamattina. E tu mallo mari porti vai schiumazza, con sala come vuoi sempre cucuzza, con sala come vuoi sempre cucuzza. Ecco, il telefonino sta raccontando con un video. Tutto buono, bello. La prima volta che viene a Diamante? No, da 9-10 anni, e vengo ogni anno.
che ogni anno compra le peperoncine. Certamente, sì. Che sta mettendo il signore? Acciughe, pescetti, bianchetta, neonata, caviale calabrese, tutto buono. Diamandea, un'aziendina a conduzione familiare. Cioè, dov'è l'azienda? Diamandea. Ah, Diamandea. Quindi cosa fa? La scena? Acciughe, siamo noi, la abbiamo qui. La mattina mi alzo presto per partire, col pensiero fisso di poter tornare, soddisfatto del lavoro che ti ho fatto, senza pensare come diventare matto. E la notte non riesco più a dormire, per pensare cosa più ti devo dare. Sono stanco per poterti trattenere, tu dimmi solamente cosa devo fare. Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di suonare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia. Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di suonare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia. Un giorno anch'io vorrei la voglia di un sorriso e sentirmi in paradiso ed essere felice. Terra del sud, terra del sud, terra amara ma la terra casi tu. Terra del sud, terra del sud, terra caldo, fatica e denti giù. Terra del sud, terra del sud, terra amare nel tuo terra casi tu. Ti ho dato vento, freddo, caldo, acqua e sole, ti ho dato cose che non ti ho fatto mancare. Tu sei la terra benedetta dal Signore ed io per questo non riesco più a capire. Ti coltivo sempre in continuazione e pretendo che tu mi dia una ragione. Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di suonare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia. Vorrei la voglia di cantare, vorrei la voglia di suonare, vorrei la voglia di ballare, vorrei la voglia. Un giorno anch'io vorrei la voglia di un sorriso e sentirmi in paradiso ed essere felice. Terra del sud, terra del sud, terra amara ma la terra casi tu. Terra del sud, terra caldo, fatica e niente più. Terra del sud, terra del sud, terra maledetta terra casi tu. Terra del sud, terra del sud, terra cara con fatica e niente di più. Terra del sud, terra del sud, terra maledetta terra casi tu. Terra amara ma la terra casi tu, terra cara con fatica e niente di più. Terra maledetta terra casi tu. Proprio amore.
voi fino a domani. Cirosi tutta piena, se piena di bontà. Si mangia pesce fresco, roba di qualità. Cirosi è stata sempre una specialità. E vivivo di stupino di Ciromanina. E vivivo di stupino che è una cosa fina. E vivivo, e vivivo, e vivivo assai. Chi sta fino di Ciroca non già monta mai. Mezza luna di navigare,
con vecchi grandi femmine e figlioli, chi cercano un riparo allo sbarcare, un popolo infelice e sventurato, sono i migranti come fumo nonno, non cambia un ente su un incanto, su sempre minusurissimo migrante. Tutto il mondo è bianco e nero, sono i popoli stranieri, o morimo o non morimo, cancellava differenza. E per chi stava a cantare, distruggendo gli stumari, e per chi stava a dire tutti, anche tutti neri. A 32 anni del Festival del Peperoncino e non sentirli, ecco, 32 anni, ecco. Ancora una volta sarà un successo anche questa edizione. Beh, ormai è una kermesse storicizzata, e non solo per Diamante, ma per l'intera Riviera dei Cedri, per la Calabria. È un vanto, noi siamo felici, dobbiamo sempre rendere omaggio a chi ha inventato tutto ciò, che è il professore Monaco, quindi siamo contenti. Per noi è il debutto della nuova amministrazione in collaborazione con la Crema e Peperoncino, e siamo felici per questo, anche di vedere in questa giornata inaugurale tanta gente. Quanto è importante una manifestazione così per la Calabria, ecco? Beh, è importante per 32 il numero di edizioni di questo festival, che sicuramente non sono stati fatti perché hanno voglia di passare, insomma, il quasi metà settembre e finire l'estate in bellezza, ma perché si punta su un prodotto, quello appunto del peperoncino, che insieme all'importanza del peperoncino per l'agricoltura significa tanto anche da un punto di vista turistico, di tradizioni, di religioni, di musica, di cultura, di tradizioni. Quindi è tanto come peperoncino e non solo. Arsac come azienda per lo sviluppo in agricoltura in Calabria, quindi braccio operativo della Regione Calabria stessa e del Dipartimento Agricoltura, facendo sperimentazione e soprattutto promozione delle eccellenze dell'agroalimentare, non può che essere qui al fianco di questa festival, di questo momento di confronto, ma anche di altri momenti di confronto, perché ricordiamo che la Calabria è piena di eccellenze dell'agroalimentare. E quindi noi siamo ben coscienti che ci sia ancora tanto da fare, ma che una base di narrazione è cambiata della Calabria stessa. Cioè, la raccontiamo in un modo diverso, la raccontano i produttori in modo diverso. E Arsac in questo è pronta a dare il proprio contributo, sia nella parte produttiva, quindi di innovazione tecnologica, sperimentazione, divulgazione delle attività, e anche nella fase di promozione. E questa sera al Peperoncino Festival a Diamante apre Mimmo Cavallaro. Ecco Mimmo. Grande successo, una stagione ricca di piazze che hai fatto per lungo e largo la Calabria e non solo. Sì, è stata un'estate abbastanza intensa, e questa sera siamo di nuovo qui perché non è la prima volta che siamo a questo straordinario festival del Peperoncino, la 32esima edizione. Io la prima volta che sono venuto qui a suonare nel 2012 e poi sono ritornato in altre annualità, diciamo. E stasera siamo di nuovo qui, ma siamo felicissime perché è un festival, è un borgo questo di Diamante straordinario, quindi esserci siamo felicissimi. Vediamo che già i tuoi fan sono qui, che ti stanno aspettando, ecco, nonostante che sono le 7.30 di sera. Ecco, parliamo dell'estate, com'è andata quest'estate e come ancora prosegue? Ma è andata alla grande, abbiamo suonato in lungo e in largo per la Calabria, ancora abbiamo tantissime date in calendario. E poi concluderemo questo tour con un viaggio in Australia in autunno, dal 21 di ottobre al 12 di novembre saremo nelle città australiane a portare la nostra musica, la nostra tarantella. So che c'è stasera una videoclip che registrerete sul peperoncino di Diamante. Sì, c'è questo simpaticissimo brano che è stato scritto da Gianni Pellegrino, il direttore artistico del festival, e questa sera lo eseguiremo insieme. Sarà il brano dal quale si farà un videoclip proprio sulla data, ma su tutto il festival di quest'anno. E dicevamo proprio, il fico l'India contiene. Andiamo in farmacia e abbiamo stile. E i fichi l'India si perdono. Ma non so, quanti fichi si perdono? Come si perdono le erbe spontanee, poi c'è il tiro di sinocchietto, così dire, no? Ma nessuno lo raccoglie. Poi le legumi, e il
cereali, compagno fabbricato, artista fabbricato, capo d'ufficio, seduti 10 ore al giorno, non funziona. Mia nonna andava in campagna e cercava di mantenere in salute. Se non ci sono questi accorgimenti, non funziona la nostra vita mediterranea. E poi c'è un ingrediente che veramente ha. E tu hai avuto, diciamo, non di tutto, la consapevolezza con gli anni. Cioè, quello non è un prodotto, quella è una medicina. Quella è una medicina. Voi pensate, tutti i giorni, noi lo diciamo sempre. Al sodo, poche parole ma molti fatti. E a proposito di fatti, alle mie spalle vedete schierati tutti i cuochi, tutti coloro che daranno vita alle degustazioni, a tutto ciò che è una delle parti più importanti del nostro festival, cioè la parte gastronomica. Nella vita dobbiamo fare delle scelte, fidarci di qualcuno. La nostra è una storia di tradizione, tecnica, innovazione. Usiamo la nostra manualità, la nostra fantasia per te, per creare un'opera unica che puoi ancora solo immaginare. In altre parole, forgiamo i tuoi desideri.